In realtà, allora Darwin continua a fare discorsi di questo genere, no? E ad un certo punto si pone due problemi che sono due problemi fondamentali. Il primo è: ma l'uomo certo che c'ha una cosa diversa da tutti gli animali, cioè c'ha Dio. Cioè, quello sarà una cosa diversa, no? Cioè, ci sono degli animali che hanno Dio, e Darwin mica si ferma lì a questo, ci fa la domanda, ma si dà anche la risposta, dice certo che ci sono animali che hanno Dio. Per esempio il mio cane, che naturalmente è lì che girava da quando lui doveva sposarsi, doveva scegliere tra la moglie e il cane, no? Così, no? Lui amava moltissimo sti cani, e dice, per esempio il mio cane è religioso, no? E uno dice, come lo sai? No? Lo scrive nell'autobiografia, è molto interessante nello sto fatto, perché dice, un giorno ero lì seduto in una giornata afosa in Inghilterra, non si capisce quanto sia, per un inglese giornata afosa vuol dire una cosa diversa da noi, no? Comunque ero lì seduto, no, con sto cane, no, tutti e due boccheggianti e no, così via, non c'era aria, no, così, e ad un certo punto c'era una tenda, no, un parasole, no? E arriva un piccolo soffio di vento e questa tenda si muove così. E il cane parte, no, e comincia ad abbaiare la tenda. No? E lui dice, guardalo qua. Esattamente lo spirito religioso, no, perché lui crede, no, che questa tenda sia mossa da qualche cosa, no, che ci sia una causa immateriale, no, che fa muovere gli oggetti materiali, no, è la metafisica. No? Il cane è come i filosofi, uguale, no, nello stesso modo. E dice, gli atteggiamenti che il cane ha, no, nei confronti di queste cose sono esattamente, no, quelli che pensano che ci siano gli spiriti, no? E gli spiriti da dove nascono? Dice, nei selvaggi per esempio si immagina che gli spiriti, l'idea che ci siano degli spiriti nasca dai sogni, no? Noi sogniamo e spesso questi sogni sono così vividi, no, che ci danno l'impressione che ci sia qualcuno che vive, no, in questi sogni e che vive in un al di là, no, in altre parole. E quindi da una parte negli animali e dall'altra parte nei sogni lui dice c'è questa idea, no, della religiosità che in nascere, dice anche gli animali sognano, lo sappiamo, no? Cioè, fanno gli stessi movimenti, no, degli occhi che noi abbiamo nel sonno REM, no, e così via, no? E quindi dice anche da questo punto di vista non è che ci sia poi grande differenza, ma soprattutto sottolinea, dice il rapporto fra il cane e il padrone è esattamente il rapporto, dice Darwin, che c'è fra il fedele e Dio. Perché il padrone, no, è quello al quale tu ti dediti, no, che di fronte al quale tu ti inginocchi, che ti lasci, lasci che ti comandi e così via. Dice, questo è lo spirito religioso che gli uomini hanno nei confronti della divinità. E allora nemmeno nella religione, no, appunto, lui riesce a trovare una differenza di sostanza. Poi certo è una differenza di grado, non credo che ci sia una teologia del cane, no? In cui i cani discutono, no? E così via, ma dice, ma il padrone è uno o sono tre? Dipende, perché poi in casa potrebbero essere anche più di tre, no? E così via, no? Ma ovviamente la cosa poi diventa ridicola in un certo senso, no? Però si pone questi problemi. E allora vi dico, se volete leggere qualcosa di Darwin, L'origine delle specie è un libro fondamentale, no? Ovviamente, però è un po' noiosetto, diciamo, no? Così, è un libro di biologia, ovviamente. Se invece leggete L'origine dell'uomo, o meglio ancora, L'emozione degli animali, che è il terzo volume, diciamo, di questa grande trilogia, L'emozione degli animali e dell'uomo, si intitola, ovviamente. È un libro bellissimo perché prima di tutto ha molte immagini e fa vedere anche le espressioni facciali nell'uomo e negli animali, a volte soprattutto gli animali simili all'uomo, no? Le scimmie antropomorfe e così via, e parla di tutte queste cose, appunto, no? Di quanto ciò che noi crediamo essere tipicamente umano in realtà, no, è anche abbastanza naturalmente animale. L'ultima cosa che le voglio dire di Darwin, dopodiché non so se è rimasto qualche dolce o no, non proprio lo salto, è quello che ha a che fare con ciò da cui siamo partiti, che è anche il titolo di questa rassegna, di questo evento, cioè razze, razza umana. Ora, il problema delle razze, no, è ovviamente è un problema centrale nella teoria dell'evoluzione, perché se questo è il meccanismo, no, in cui ci sono dei progenitori i quali figliano, e questi figli, questa progenie ha delle caratteristiche diverse, alcune di questi esemplari della progenie sono più adatti alla sopravvivenza, altri sono meno adatti, quindi c'è una lotta per la vita, e poi ci sono degli adattamenti che ci si fa, così.
Quando è che ad un certo punto queste progenie che nascono, che sono due uomini per esempio, no? Che hanno dei figli che sono uomini, che hanno dei figli che sono uomini, poi però questi cominciano ad adattarsi, no? A situazioni diverse e diventano qualche cosa che non è più uomo ad un certo punto, no? Diventano una specie diversa. Se il meccanismo è vero, no? Cioè se, e come oggi tutti credono, gli scienziati, che sia vero, cioè si parte da una ameba, no? E poi tutto deriva di lì, ma è ovvio che le foglie dell'albero non sono più il progenitore. Molti di voi lo conoscono questo saggio di Malthus, no? Il malthusianesimo per l'appunto, no? E che cosa dice questo saggio, come lui lo applicò? Dice: poiché date le mie lunghe osservazioni sulle abitudini degli animali e delle piante, mi trovavo in una buona disposizione mentale per valutare la lotta per l'esistenza, questa è la frase fondamentale, a cui ogni essere è sottoposto, fui subito colpito dall'idea che in tali condizioni le variazioni vantaggiose tendessero a essere conservate e quelle sfavorevoli a essere distrutte. Cioè Darwin capisce, senza sapere come, e dice: ma sicuramente quando io guardo i genitori e poi guardo i figli dei genitori, anche degli uomini, ma poi nelle piante e negli animali no, più in generale, mi accorgo che certi figli assomigliano ai genitori, ma non sono esattamente uguali ai genitori. Cioè quando si passa da una generazione all'altra, i caratteri, diremmo oggi noi, no, si trasmettono, no, però ci sono delle variazioni, no? E queste variazioni lui non sapeva come avvenissero, e lo si è poi scoperto, no, non tanto dopo, perché in realtà, come voi, forse qualcuno di voi saprà, Mendel è del 1866, quindi 30 anni dopo, no? Però Mendel scrisse poi i suoi lavori e nessuno li lesse, no, tra l'altro, quindi fino al 1900, no, le ricerche di Mendel furono dimenticate e non conosciute. E quindi non si sapeva qual era il meccanismo che produceva queste variazioni, ma lo si vedeva a occhio che c'erano variazioni. I figli sono diversi dai genitori, questa è l'osservazione principale. Allora lui dice: qual è il motivo per cui alcuni figli sopravvivono e altri non sopravvivono? Beh, la cosa è abbastanza semplice, poi fu poi coniato un motto che cerca di spiegare qual è l'idea fondamentale. C'è la lotta per la sopravvivenza, e questo è quello che lui prende da questo libro di Malthus, per l'appunto, no? Che parla delle popolazioni umane, tra l'altro, no? E l'idea di Malthus aveva a che fare con le risorse, no? Semplicemente Malthus diceva: poiché quando si cresce, no? La popolazione aumenta ovviamente, no? E le risorse invece continuano a rimanere sempre uguali, se non si pone un freno alla crescita, ad un certo punto la crescita supera la possibilità di mantenere, no? Quelli che sono stati generati e crea ovviamente, no? un problema nella crescita della popolazione. E Darwin dice: beh, ma cos'è che fa sì che alcuni sopravvivano e altri no? E beh, significa semplicemente che alcuni sono più portati per la sopravvivenza, no? Sono più adatti. E allora il motto del darwinismo diventerà poi in seguito questo: è la sopravvivenza del più adatto. Attenzione, perché qui bisogna sottolineare qualcosa di fondamentale, ed è che più adatto non significa migliore, perché qui non si sta parlando di etica, non c'è un migliore o peggiore, no? C'è semplicemente il fatto che appunto noi figli sono diversi dai genitori, alcuni sono più adatti a sopravvivere e altri sono meno adatti. I meno adatti semplicemente periscono e i più adatti sopravvivono. Questa è l'idea molto cruda, no? Che Darwin dice sta sotto in realtà all'evoluzione, altro che la benignità di un Dio, per esempio, no? Che crea perché ci ama, ci ha posti lui, no? Qui, eccetera. Ma no, questa è una lotta spietata per la sopravvivenza, le risorse sono quelle che sono e non i migliori, ma i più adatti sopravvivono. Non basta ancora però, perché questo non spiega però come mai allora, no, ad un certo punto i figli dei figli dei figli di una specie, per esempio umana, no, diventano cose che non sono più umane, no? Cioè come fanno le specie a cambiare? Manca ancora un ingrediente, quindi c'è la selezione ovviamente, no? C'è la variazione agli inizi, no? Ma il terzo ingrediente, ed è l'ultimo, no? Che poi lui aggiunge a questa sua teoria, sempre raccontata da lui, dice: in quel tempo non afferrai un problema molto importante e non riesco a capire come abbia potuto non vederlo e non trovarne la soluzione, perché era l'uovo di Colombo. Mi riferisco alla tendenza degli organismi discendenti da uno stesso ceppo a divergere nei loro caratteri quando si modificano.
Sono in grado di ricordare il luogo esatto della strada che stavo percorrendo in carrozza quando mi venne in mente la soluzione del problema con mia grande gioia. Ciò accadde molto tempo dopo che ci eravamo trasferiti a Down, quindi cioè dopo che si era sposato nel 42. Dice, la soluzione, secondo me, consiste nel fatto che la discendenza modificata delle forme dominanti e in via di sviluppo tende ad adattarsi a parecchi luoghi che hanno caratteristiche molto diverse nell'economia della natura. Cioè, in altre parole, l'idea ormai è finale, no? Cioè il processo per cui Darwin dice le specie si evolvono è questo. Ci sono individui di una certa specie. Questi individui producono una prole, dei figli. Questi figli sono diversi un po' dai genitori, non c'è stata una variazione. Quali di questi figli sopravvivono? Beh, quelli più adatti, no? E invece quelli meno adatti alla sopravvivenza spariscono.